Bentornati ad un nuovo appuntamento con Parola Vivificante. Buona visione. Gloria a Dio. La parola del Signore per noi è un fondamento e ci stiamo dilettando nel meditarla, e questi programmi sono incentrati proprio nella meditazione della parola di Dio. Abbiamo trovato conforto nel Signore, anzi abbiamo trovato soddisfazione. C'è un inno che di tanto in tanto cantiamo nelle nostre chiese, le cui parole dicono: son soddisfatto della semplice vita. E non è facile nel mondo di oggi trovare gente che possa dichiarare: io sono soddisfatto, pienamente soddisfatto. La gente di solito è insoddisfatta, la gente non è contenta, è sempre alla ricerca di qualcosa di più di quello che ha, perché pensa che la soddisfazione dipenda da quello che si possiede. Noi siamo grati a Dio perché abbiamo trovato la nostra soddisfazione nel Signore. Vero è che la vita ci presenta delle lotte, ci presenta a volte delle prove, dei momenti difficili, ma nel Signore ecco che siamo pienamente appagati. E il Salmo 23, che è oggetto della nostra meditazione, dichiara anche questo. Stiamo considerando in quest'ultimo periodo il verso 5, che appunto parla di Dio che imbandisce per noi la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, dice il salmista: cosparge di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. E questo naturalmente lascia intendere che dobbiamo fidarci di Dio, mettere nelle sue mani ogni situazione che affrontiamo, lascia intendere che il Signore è impegnato a curarsi di noi. E l'ultima parte di questo verso, appunto, quando il salmista dice la mia coppa trabocca, ecco che ci parla di soddisfazione, del fatto che Dio soddisfa le nostre necessità. Ma accanto a questa espressione, la mia coppa trabocca, c'è un altro verso che voglio leggere nei Romani, al capitolo 15, il verso 13, dove l'apostolo Paolo dice: or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Vedete, una tale affermazione, cioè il Signore soddisfa le tue necessità, prendendo spunto appunto dall'espressione del Salmo la mia coppa trabocca, una tale affermazione significa poter dire: io ho tutto ciò che mi occorre e ce l'ho nel Signore, per il Signore, per il diretto intervento di Dio, per l'opera di Dio nella mia vita. Nessuna persona può dirti che può darti tutto quello che ti occorre, nessuna persona può dirti di possedere tutto ciò di cui tu hai veramente bisogno, ma Dio può farlo. Dio può dirti che può soddisfare la tua vita. Dio può dimostrarti, e credo che molti di noi hanno avuto una chiara dimostrazione, che il Signore è sufficiente ai nostri bisogni e alle nostre necessità. Nessuna persona, ad esempio, può darti una sicurezza assoluta, ma noi ringraziamo Dio perché nel Signore abbiamo trovato la nostra sicurezza. Abbiamo trovato la nostra certezza. Nessuna persona può darti l'amore di cui tu hai veramente bisogno, ma ringraziamo il Signore perché in Dio abbiamo trovato l'amore di cui noi abbiamo bisogno, e siamo grati a Dio perché per questo amore noi stiamo vivendo e stiamo continuando il nostro cammino di fede. Nessuna persona può darti la vera felicità, nessuna cosa d'altra parte nel mondo può assicurarti la vera felicità, ma noi ringraziamo il Signore perché in Cristo siamo felici, siamo sereni, siamo gioiosi. Quello che il mondo e le cose del mondo non possono fare, gloria a Dio, il Signore, il nostro buon pastore, può farlo. Addirittura egli ancora può
dire e ci manda a dire attraverso Davide, ed è quello che noi possiamo affermare: la mia coppa trabocca, la mia coppa trabocca. Non soltanto possiamo ricevere a misura quello di cui abbiamo bisogno, ma anche di più. Addirittura siamo invitati, messi nelle condizioni di traboccare se ci fidiamo di Dio. Quindi, se stai aspettando qualcosa che ti soddisfi, se stai desiderando qualcosa che appaghi il tuo cuore, le tue necessità, vai al Signore, perché soltanto andando al Signore non rimarrai deluso, non rimarrai amareggiato. Dio è la nostra sicurezza, è colui che può soddisfarci pienamente, è colui che può rispondere alle nostre vere necessità. Se tu guarderai al Signore, allora la tua coppa traboccherà, e come il salmista anche tu potrai dichiarare con certezza di fede: la mia coppa trabocca. Di cosa trabocca la tua coppa? Di cosa traboccherà la tua vita, la mia vita? Beh, prima di tutto, se noi andiamo al Signore, la tua coppa, la tua vita traboccherà di speranza. Abbiamo già letto questo testo della scrittura: ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Se vai a Dio e ti rifugi nel Signore, non più disperazione, ma la tua vita traboccherà di speranza, gloria al Signore, di una speranza ben riposta, di quella speranza vera che produce frutti per la tua vita e per la tua casa, una speranza riposta nel Signore e nella sua parola. Di cosa traboccherà la tua vita, la tua coppa? Beh, se vai al Signore, la tua vita e la tua coppa traboccherà d'amore. Sta scritto in 1 Tessalonicesi 3:12: il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi. Gloria a Dio. Abbondare nell'amore è possibile se siamo radicati in Dio, se abbiamo fatto di Gesù il nostro Salvatore e il nostro Signore. Noi vogliamo vivere una vita traboccante, traboccante di speranza e traboccante di amore. Ma ancora, di cosa può traboccare la tua vita? Beh, la tua vita, se sei radicato e innestato in Dio, può traboccare della sua gioia. Oh, quanto abbiamo bisogno di gioia! Viviamo in un mondo triste, con gente triste, dove succedono cose tristi, ma gloria a Dio, la luce del Vangelo rischiara il nostro cuore e ci riempie di gioia. La scrittura dice nell'Evangelo di Giovanni, ed è Gesù che parla: fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Gloria al Signore. Quindi non briciole di gioia, non gocce di gioia, ma una gioia traboccante, che anche tu possa dire: la mia coppa trabocca, trabocca di speranza, trabocca di amore, trabocca di gioia. E tutto ciò è possibile se permettiamo a Dio di essere il nostro pastore, e lui sarà il nostro pastore se abbiamo fatto di Gesù il nostro Salvatore e il nostro Signore. Oh, se stai affrontando momenti difficili, se stai soffrendo per qualcuno, qualcosa che ti ha fatto del male, quello che voglio dirti in conclusione di questa breve meditazione è: corri dal Signore, vai dal sommo pastore. Egli ancora oggi ti dice che imbandisce la tavola per te sotto gli occhi dei tuoi nemici, cosparge di olio il tuo capo e la tua coppa trabocca. Egli è impegnato a farti del bene, non soltanto oggi, ma tutti i giorni della tua vita. Il Signore ti benedica. Grazie per averci seguito. Se non l'hai già fatto, iscriviti ai nostri canali social e condividi questo video con i tuoi amici. Ti aspettiamo alla prossima puntata.